Buonasera e benvenuti. È strano, stasera mi trovo ad essere moderatrice in una casa che non è mia. Siciliana, mi trovo a Lecce, in una splendida realtà che è il museo ebraico, con tanti ospiti che hanno accolto la casa editrice e la nostra autrice con tanto amore, che contraddistingue l'italiano. Non mi piace fare differenze tra sud, nord, centro. In realtà l'essere umano ha un cuore, ha un valore, ha gli usi e i costumi che rappresentano in ognuno di noi la radice, all'albero a cui siamo legati, ma siamo esseri umani. E quindi questo ci porta in un momento oltretutto storico come quello che stiamo vivendo ad evidenziarlo. Attraverso che cosa? La cultura. Leggere rende liberi. Ma chi meglio di me stasera, che ha ricevuto la delega da parte del rettore, perdonatemi se non ricordo i nomi, la dottoressa porterà proprio Manuela De Giorgi, porterà i saluti del rettore. Prego, dottoressa. Sì, buonasera a tutti, buonasera a voi. Prima di tutto io le dico che è ospite molto molto gradita di questa città, di questo luogo che all'Università del Salento è particolarmente caro, visto che è il suo ideatore, motore, direttore, il nostro collega Funzionelli, che purtroppo oggi non è qui con noi. Porto molto volentieri i saluti del nostro magnifico rettore Fabio Pollice e anche una riflessione di carattere personale sul tema, diciamo, con cui lei ha aperto. Sono, diciamo, ospite in una casa che non è mia. In realtà credo che il Tacco d'Italia, la terra d'Otranto, e in particolar modo la Sicilia orientale da cui lei viene, siano strettamente legati anche a livello di lingua, visto che il tema nostro oggi è l'italiano, che è la nostra lingua, ma diciamo, i nostri fili, diciamo, conduttori sono comuni sotto tanti aspetti. E sono anche molto molto contenta di conoscere personalmente la professoressa e poetessa Susanna Dabash, lietissima di rivedere la collega Lidia Caputo e di avere un oratore, sì, come il professor Pieri, che ci guiderà attraverso la lettura di questi due tipologie diversi. E io ho letto il programma, me ne ha colpito molto il titolo del progetto culturale, questo filo di inchiostro, che mette insieme il cucito, ma in realtà il filo è anche una componente che anticipa l'atto del cucire, perché il filo è, come dire, è l'essenza di una trama, e la trama è di per sé intreccio di culture, intreccio di parole, e anche intreccio di esercizi per il cuore. Prima sentivo nella sua intervista, il professor Caputo diceva, non è un esercizio la poesia. Beh, è anche un esercizio, non un esercizio accademico, ma è un esercizio per il cuore e per i cuori, soprattutto in un'ottica di condivisione, in un momento in cui purtroppo il tema della condivisione sembra molto molto lontano, non solo bene, diciamo, noi particolarmente vicine, ma anche qui, perché diciamo, momenti di attrito, con un termine diciamo un po' gentile, sì, se ne vedono tanti. Per cui io spero che la leggerezza che porta all'animo, che possono portare all'animo i versi della poesia, aiutino in questo ore e mezza, due ore, quello che sarà, ci aiutino appunto un po' a riallacciare le nostre radici attraverso il filo conduttore, che non è solo quello dell'inchiostro, ma è quello appunto della condivisione e dello scambio tra animi uguali. Grazie, dottoressa. Certo, sante donne, come dobbiamo dire, no? Siamo in maggioranza, ma è così. Lasciamo più donne che uomini, e meno male, perché noi portiamo la vita. Qualche uomo mi dirà, anche noi lo facciamo, con pochi secondi, sì, anche perché noi li cresciamo in greco. Mi perdoni, professore, è proprio a lei che darò la parola adesso. Do
scusa, piccola parentesi, le darò la parola per presentare la nostra amica Lidia Caputo. Grazie. Sono onorata di questa amicizia anche da parte nostra, che varca i confini regionali ma anche c'è un sogno che porto avanti, ricostruire il regno delle due Sicilie, quindi uno dei vostri re qui, da cui partite, mi pare proprio di sì. Credo di sì. Prego, professore. Io intanto un saluto alle splendide signore che ci gratificano della loro presenza e ai pregiati signori. Siamo una testimonianza un po' minoritaria, però giustamente si diceva, insomma, nostro è un discorso di comunità, quindi sono veramente lieto di essere qui. Cioè, è una delle mie madri, presenza. Però effettivamente questa che è una sede così straordinaria, in questo momento storico, ci invita a riflettere oltre i venti, oltre le tempeste della guerra, e a riscoprire la dignità dell'essere umano. Proprio questa consapevolezza che possiamo costruire un percorso insieme, condiviso, pur nella pluralità, pur nella ricchezza del Dio, perché nel rispetto dell'altro probabilmente riusciamo ad arricchire anche noi stessi. E quindi questa straordinaria occasione che ci offre Lidia di ritrovare amici e di conoscerli di noi, io credo che vada segnalata, perché intanto da questo punto di vista la Santa Caterina sull'Oglione, quest'estate, una splendida notte, la prima presentazione delle sue poesie, sino a Bernardini, quella bellissima piazzetta. Rinascimentale, diciamo dalla preistoria al Rinascimento, e qui la dimensione della sede dell'anima, io direi la dimensione del grembo, però ci ha partorito nella fede, tre. Volevo dirlo dopo, ma scusa, mi ho tolto una parola. Un omaggio a Susanna, che ho conosciuto, anche se avevo letto qualcosa che già nel titolo si coinvolge, come stormi, colmi di giorni di ritorno, che il primo acchito potrebbe anche sembrare un po' ridondante, come stormi, una similitudine fortissima, stormi, volati in cielo, la libertà che si realizza attraverso le ali, superare i confini, colmi di giorni, mi sembra quasi sicuro, per i giorni, come stormi, colmi di giorni, di ritorni. Ecco perché effettivamente c'è questa dimensione secondo la quale il progresso comunistico è fatto in un solo senso, si provenisce così alla fine. No, per il ritorno è un valore fortissimo. E riacquistare la propria dimensione, da cui si è partito con l'esperienza dell'incontro. Mi dimungo perché poi devo parlare di Lidia. No, sono contenta se parli di Lidia. Abbiamo preso sì, la prima lettura. Cucino sempre le lenticchie con l'alloro del tuo orto. E l'odore della terra vi confondo col tuo passo lieve e greve sul mio profondo. Però uno tecnicamente dovrebbe scomodare il frammentismo, ma sentite anche, no? Mi pare che si percepisca, cucino sempre alle lenticchie, che è di una semplicità, proprio di base, ma elementare, cucino sempre alle lenticchie, con l'alloro del tuo orto. Oggi si riscopre, non c'è anche l'amore, ma first lady, aveva messo l'orto nella casa bianca, insomma. Ma l'orto che cos'è? Dice che l'agricoltura l'ha diventata la donna, ma qui si è che l'uomo andava a caccia così. E la loro, e la loro non è mancata la madre, no? La loro, perché, però del tuo orto, questo orto domestico familiare, e l'odore della terra vi confondo.
non è straniante, no, è nostro, siamo humus, no? Uomo e humus, siamo spostati di terra, dalla fine a forma anche prima, con tu passa, viene greca, non direbbero i tecnici della poesia, è un ossimono, e no, vabbè, se va uno simbolo, diciamo, ma viene greca, perché il leggero, questa verità, no? Che è sempre importante, poi sia condivisa, anche un'arte che fosse convissuta, poi Susanna ci dà anche altro, è greca perché? Perché non è banale. Non è un'orma passeggera, è un'orma che lascia il segno sul mio profondo. Ah, questa che sembra una poesia, una poesia lineare, c'è una densità che è fatta dal rapporto con la terra, la natura, il cibo, i sentimenti, l'amore, la passione. Va bene, no? Non so andare oltre, però quest'altra è dedicata a Maria Gabriella Mariani, un suo concerto. Chi sfidi, concertista, che tasti, il tastare è proprio il tatto per eccellenza, no? Quando non si ha la vista perfettamente fitta, si va a tastare. Chi sfidi, che tasti, mentre sorridi, hai sorridenti tasti? Ma se no, calandolo, una charade, un giovane cristi, sta parlando con una musicista che si comprende, non tasti, tasti, lo stesso termine che significa altro, non tastare di verbo e tasti verbo, portano forte. Però c'è tanto dito, no? Quella che noi chiamiamo sinestesia, questa visione che va al di là del suo unico senso, che guarda nell'uomo plurisensoriale, e la guarda male, se no tasti, tasti, in segnale diverso, quindi dal punto di vista di chi si diverte nell'analisi, c'è da dire, insomma. Però, ecco, mentre sorridi, un certista quasi rassicurato, no? Perché sta dialogando con la divinità nel momento in cui realizza un concerto, l'orchestra e soprattutto il pianoforte, no? Che è in sé lo strumento questo più pieno, e allora dice, hai sorridenti tasti. Ogni tasto mi diventa espressione di un'umanità sorridente. In palla, ci dicevano gli antichi, c'è voci animali che hanno qualità umane. E ma sono 1, 2, 3, 4, 5 versetti, non vedrete, ho detto versicoli, però c'è un sentimento forte, l'armonia dell'universo, il pianoforte, la musica, la sintonia con te. Ecco, quello che così mi devo anche dire, perché sembra un gioco verbale, qui sta andando a toccare le sfere profonde dell'amicizia, il sentimento di consonanza, appartenere, così, la fibra dell'universo. Musica si fa sentire, potrei continuare di tanto, ma c'è una cara mia dozia Draga, che non dicevo che fosse quella di una donna. Ecco, lei che è una giovane donna in servizio presso il Policlinico, che viene spinta dalla legge di Razzario Stascia al confino in un ospedale contagiato. Contagiata fuori della finanza, cioè, e qui dice la parte finale: il tuo corpo di donna giovane putrefatto nelle acque della sala insanguinata, insieme ai troppi come te, non ha smarrito la tua anima che porto dentro me, caramente custodita, e sempre tu per me suoni quel tuo pianoforte a coda che ho visto sopravvivere. Mi siedi accanto, mi siedi di fronte, parliamo in Yiddish e insieme preghiamo per la vita della tua amata nipote, la mia mamma. La storia, no? La storia cruda che abbiamo con me, che è ma si sta sentendo. Che si fa pertinenza, no? È stato bellissimo questo intervento.
intervento nei confronti della nostra autrice Susanna Glavaš. Adesso sicuramente parleremo di Lidia. Parlare di Lidia è anche agevole, perché è amica pure aperto, un'amica generosa, ci consente di condividere altre sue amicizie, gli amori della sua vita. E quindi quasi scivolo sul terreno, perché potrei dire solo per favore. Però ecco, io Lidia l'ho conosciuta nel mondo del padre, di suo padre, che avevo già letto, è uno dei nostri più grandi poeti da lettare, no? Abbiamo un'attrice famosa, insomma, con tanti amici che non ci sono più, uno dice di Messari, l'altro di Mai, insomma, è un po' il pantheon della poesia dialettale salentina. E io mi avvicinavo alla sua poesia, la poesia del papà, avvertendo una consonanza, non posso dire, quella di Agostino, quella dell'aspra ricerca dell'assoluto che non è mai conquistato definitivamente. E lei si avvicinò, nel senso ci conoscevamo già, ma mi avvicinò con alcuni inediti che pure abbiamo esaminato insieme, eccetera. Inediti che non comprendevano la raccolta già sviscerata, analizzata dagli altri poeti. Quindi, da questo punto di vista, il padre è stato il nostro premio. Però ecco, lei ha questa prospettiva, è un po' dissimula l'aggancio al papà, ma adesso vedremo invece come forte, eh? Perché si presenta con questo titolo, no? Come fanciulla. E allora noi, insomma, che già niente non manca, no? Avvertiamo una sorta di legame con quello che è, no? La dimensione pascoliana, il Pasqua di Dio. Fanciullo. E Maria è il Novecento decadente, come si diceva prima, no? E quel simbolismo, fanciullino fa le cose, no? Grandi le rende piccole, le piccole le rende grandi, trasfigura dentro di noi, insomma, lì è una lettura. E con qui mi è parso di capire come fanciulla sembra più lo slancio della fanciulla che si fa donna, che la femminilità capace di assumere le sue responsabilità. Quindi come fanciulla non è un ripiegamento, forse è un ripiegamento di passare, non è una chiusura in un mondo idillio, incontaminato, no, è una presenza nella storia, anche nelle lacerazioni della storia. Quindi da questo punto di vista abbandoniamo ogni riecheggiamento di tardivo epigonismo, non è una pascoliana in ritardo, e però dobbiamo andare a segnare subito versi, perché altrimenti discorso astratto, io lo considero il componimento poemiale, no? Sei acqua sorgiva, sei acqua sorgiva, sorriso del mattino, i tuoi versi dischiudono l'orizzonte, sei l'amico ritrovato, sangue vivo nell'algido cuore, respiro silente, di indocili passiflore, silenzio ritmato delle stagioni, il canto che rincorre mai carezza. Sei giunto nel mio tempo, primavera in attesa, che dischiude i miei giorni, è finito l'inverno, volteggiano nell'azzurro nudico. Ma non è innamorato, è una voce poetica, non altissima. E lì è vero che molte si è detto, no? Il chiesamento del cantico di canti, ma è tutta sua, è tutta personale questa elaborazione. Ma lo diceva qualche tempo fa, anche inconsapevolmente, tutti questi angiolomati, queste marcature, pochissimi segni di interpunzione, e i tuoi versi dischiudono orizzonti, no? Dal punto di vista logico visivo, il verso finisce, ma non si interrompe il pensiero e il sentimento che trabocca, il sangue vivo nell'agio cuore, anche lì, ossimo, il cuore è il mio cardio, il muscolo che pompa, no? Che è sempre la vita, invece c'è il rischio di trovare algido quel ghiaccio, quel freddo, no? Che ci raggruma il negativo. E allora come risponde? Respiro silente di indocili passi fuori.
io la mia una pianta con un'altra, la passiflora. La passiflora è il fiore della passione. Addirittura i gesuiti nel 600 si accanivano a dare significati simbolici. E infatti c'è tutto, addirittura vedevano nella passiflora spine, chiodi, fruste, c'è tutta. I gesuiti nel 1610 vengono fuori perché la passiflora è sintesi della passione Cristi. Quindi anche qui c'è un sentimento forte che conta donarsi. E poi si è giunto nel mio tempo questa pienezza dei tempi, l'avverte e ce la comunica. Il Kairos. Sì. E poi è finito nel mondo. Ecco, c'è un segnale di speranza straordinaria. Vero. E quindi, cos'è l'inverno? Il nostro scontento, l'infelicità, la sofferenza, ha chiuso, volteggiano nell'azzurro, non vi dicono. Non è mai banale la poesia di Lidia. E qui c'è, veramente, adesso quello che vediamo, c'è un modo il tempo, c'è Canti, ma c'è pure anche il libro, no? Che c'è la stessa, c'è la sapienza, no? Per un messaggio, non di colonna, è la colonna. Noi utilizziamo come simbolo della pace, ma la colonna è noi, la colonna è il posto di luglio, no? È un segno di riconciliazione. Molta lo stesso nome. Quindi visivo, volo, queste sinestesie, la metafora. E quelle nubi, nubi di colombe, anche lì, no? Tatto, visione. Questo vedere l'essere umano, l'uomo donna, nella sua dimensione plurisensoriale. E la pioggia del mondo, la pioggia, secondo. Quindi, sei, ma l'anafora continua, potrei anche continuare con un po' di occhiore, però, ecco, dobbiamo arrivare al papà. E qui c'è veramente, no? La pianta nuova che trova la radice e si dispone a dare il colore al nuovo frutto. Natale 2003. Nell'anima c'è il mio papà bambino, inerme, inchiodato a 4 assi, le cardine inchiodite, le piaghe. Sfioro la bocca serrata in spasimo e gli occhi in cui aleggia una preghiera. Stuzzin sulle carne, cancosta tie, se torce sulla cruce, impasticciato dei dubbi, erminoso dei vizi. Fallo una vela bianca, callura nona, quando la notte migra, migra, scende, salta poltie su una madre croce. E qui è il patriarca profeta, non è questo senso, eh? Sentite un galettiano, un brandello, no? Sentite, ma non si vede, vabbè, non un cibo, è tuo greco, il senso. Abbiamo il senso d'uso qui, sì, questo frammento, questo brandello di campo che si accosta a te, Dio, con la maiuscola, a te sulla la croce. Quindi questa rivelazione della croce che dischiude un nuovo mondo, un altro mondo, e attraverso la sofferenza il papà si avvicina a questo artificio, senza pari, un pasticciato verminoso, come se insiste, come si avverte pienamente questa forza poetica, fallo una vela bianca, è una vela verso, qui c'è un Dante che riecheggia, no? Si vede l'angelo, la vela, c'è proprio la, anche un'altra poesia è emerso, questa capacità di andare, di viaggiare incontro a un avvenire che è luce, in un mare, in luce, la donna. No padre, la figlia cerca di trattenere, la figlia ancora, l'amore finale, e dice, parliamo come Dio mentre non mi stimi, quando la luna mi arriverà sorge rossigna come una braciera. Il calore, no, dei nostri braceri, no? Che sembra sostituire il sole che ci manca l'inverno. E potrei continuare a leggerlo tutto, ma ecco, c'è questo passaggio. Padre, ti attendono le sinfini e i sireni danzanti sulle facciate dei templi della tua città barocca. Che attende la melagrana nel cortile di Isobel con le ghirlande di peperoni rossi. Questa è una forza straordinaria, perché le sinfidi che appartengono alla mitologia germanica, il tedesco è un libro conosciuto anche per la sua, cioè i sileni, no? Si diceva che Isobel aveva questo volto di sileni, il mondo è bello, è un marino, no? Questi geni femminili, sinfidi, geni maschili, sulle facciate dei templi della tua città.
questa nostra legge, no? Così abbondante, ridondante, così adorna, no? Di questi fiori di pietra, nel cortile di sopra, con le ghirlande per proprio. E qui c'è una citazione di Bodini, forse più grande poeta nostro, insomma, del Novecento, c'è Bodini, traduttore del Don Chisciotte, c'è la grande icona, e qui, ecco, Livia si inserisce in questo solco che ha la grande tradizione alle spalle, biblica, bellica, no? Classica nostra, e che ha questi esponenti straordinari che sono appunto il papà e lo stesso Bodini, e lo fa con umiltà, e lo fa raccogliendo il testimone, lo fa senza supponenza, perché è come se si ponesse la sequela dei grandi, sapendo di poter forse, ecco, dire una parola sua. E io l'ho apprezzata, la mia rinascita, insomma, con mamma sua, abbiamo festeggiato insieme 5 anni, un dono che Livia ci ha fatto, insieme alla mamma, e qui a mia madre, per i suoi 100 anni. Il tuo riso si dispiegava, un volo di colombe al mattino, quando con un bacio di destare, con accento soave dal balcone infiorato, mi salutava contando i passi sull'interno cammino. Di tenerezza il piccolo Giorgio, il nipote, i tuoi cari con le mani, dolce angelo, dalle chiome di Roma. O meglio, ma c'è quest'area di grande ci siamo, no? Non sempre il tempo, la verità alcanzi, ma è proprio la sua. C'è questa atmosfera fortissima del film, no? Così più forte che ci sia, e che lì quasi connota, ma con citazioni che appartengono al suo guardare. Ora che il tempo le tue ciglia ha imbiancato, ancora sorridi con un tenero sguardo che l'angoscia frantuma, l'orizzonte di luce di spirito. Lo sguardo della madre frantuma l'angoscia. L'angoscia è un muro che si oppone, un muro che chiude. E io volgo alla conclusione pensando che in effetti la poesia di Livia è memoria, ed è memoria del padre, è memoria della sua terra. E la poesia di Livia è anche canto dell'amato, canto dell'amore, canto dell'amato vissuto sensualmente, carnalmente. Canto dell'amore, dove veramente la maiuscola con invenzione senza la quale siamo pari, di squadre, di nulla. E poi c'è la prospettiva dei figli, dei nipoti. A me è sembrato caratterizzante, no? Questa sorta di tripartizione. Però fa ridotto a Livia, anche a me stesso, se non mi dassi però a vedere un altro momento, perché non è solo la poetessa degli affetti di famiglia. Ecco, c'è questa del naufrago. Dovunque vado il mio paese mi accoglie, il disparto che si vede, come ti chiami, di dove sei, amico? Sono di Ossifio di Acra, città sovrana un tempo della conca d'oro, oggi adorna di scoglie lettiche. Sentite, no? Come l'evoluzione della storia, il presente con la sua spigolosità, no? ferisce anche il lettore, sulle spiagge di silicio dove in furia onda turisti, c'è la Guinea, Marocco, Serra, e poi a destra delle Canarie si mescolò il mare e il vento impazzito ci strappò vele e remi, il barcone inclinava verso gli abissi imprescrutabili che rapirono l'isso, e lo stesso mare, quel Mediterraneo degli eroi, il Mediterraneo di Ulisse, ma il Mediterraneo sopra noi si chiuse, non si chiude. Tanti innocenti, tanti anni che non hanno trovano in quel mare Mediterraneo che tra te il mare che unisce la civiltà, trovano loro a fiorire il mare di Cardano e i roncini di Carezzano. Il sangue gelava nelle grotte e nei dirupi che ci accolsero a brandelli sull'Atlante nevoso. E questo è lo sguardo che si allarga, non la chiusa dimensione, non la privativa di un luogo da difendere inaccessibile, ma l'apertura al mondo, ai suoi drammi, nel senso della solidarietà, sprofondare il sonno e risvegliare sulla tolda di un battello con un pane caldo tra le mani. E ora, dove andò, oltre gli occhi pensosi, le labbra, le sangue, i riccioli neri dei miei compagni?
Ecco, in breve sintesi, questa poesia è una poesia che si fa forte delle radici, ma che si apre al fratello. È una poesia che non predica, che risolve la densità anche concettuale, anche immaginosa dei sentimenti in figure poetiche, avanti, in metafora, ma con la stessa forza, forse anche maggiore, perché raggiunge il cuore attraverso il nostro udito, attraverso la percezione, forse è un invito a riflettere, è un invito ad aprirsi all'altro. E allora, mi pare poter dire che veramente Lidia si pone, ecco, nel solco di chi sa che la bellezza può salvare il mondo, ma non è una bellezza estetizzante fino a se stessa, è una bellezza che è ricca della dignità, del rispetto di sé dell'altro, della forza di costruire la riunione dell'orizzonte in nome della pace. E io credo che noi dobbiamo essere grati a Lidia per questo che l'uomo ci ha fatto. Grazie. Mi verrebbe da dire bis, ed è la prima volta, proprio lo dico qui in diretta, perché lei è stato... No, basta con me. Bis! Lidia! Allora, io... Ma permetti che... Scusami. Sì. Dopo li farai tutti in una volta. Sì. Noi sicuramente non siamo la tua casa editrice, ma dico in termini burocratici e importanti, in termini di cultura. Tu hai fatto dono a me personalmente del tuo testo. Il Come fanciulla, che insieme, questo è giusto dirlo, che la vostra città è veramente accogliente. Oggi abbiamo avuto un incontro con la libreria Barbieri, una libreria storica dell'Eccese. Oltre ad esserci due testi qui presenti, la Cartago Edizioni ha stretto un accordo con delle spedizioni, quindi saremmo presenti con l'anima del nostro lavoro, che sono i testi. Il Come fanciulla, ieri più volte abbiamo parlato, l'abbiamo ripreso oggi, Tasso, si trova pienamente d'accordo su ciò che avviene. A me viene in mente una parabola importante, che è legata alla religione, no? I regni il regno dei cieli è aperto ai fanciulli. Sicuramente non indica un'età anagrafica. Il bambino, la pubertà, l'adolescenza, il fanciullo è colui che è riuscito ancora a rimanere agnello dentro. L'agnello che nella nostra cultura, e non solo, perché ricordiamoci che le tre grandi religioni sono sincretiste, quindi affondano le radici in qualcosa che ci ha preceduto. Io mi auguro di incarnare ciò, la fanciulla, e vedere tutto con quell'agnello dentro, magari essendo un po' lupo fuori, mantenendo così un equilibrio. Sai, di questi tempi, manifestare se stessi solo nell'orto di casa, nell'orto di casa non è nostro marito, nostro figlio, è il nostro orto. Guardarsi allo specchio è quello che ci permette di dire chi sono, da dove vengo e dove vado. Adesso, se permetti, Giuseppe, che Unisi, mio socio e compagno di viaggio lavorativo, vorrebbe dirti qualcosa. Buonasera a tutti, intanto, ospitalità. Io vi ho ascoltato molto attentamente. In realtà potremmo dire che avete parlato di vita, magari andando a ripescare su radici
sicuramente generano vita, no? Quali quelle classi che ho sentito da parte sua delle gran belle citazioni, lungi da me da ogni giudizio. E che dire, Cartago persegue proprio su quest'orto la vita. Per noi vita, tra le varie sfaccettature, è quella possibilità di scrivere e manifestare se stessi. Le nostre autrici, la nostra autrice Susanna Glavash e la professoressa Caputo, hanno avuto questa possibilità e l'hanno coltivata. Questo è un atto coraggioso che non può essere disperso. Una casa editrice, dico, ha il dovere di conservarlo. Ieri discutevo di lirici greci, discutevo di memorie antiche, di una capacità di uscire fuori dagli schemi. Oggi voglio sottolineare, chi scrive si pone direttamente o indirettamente, consciamente o inconsciamente, sicuramente sotto una legge, ma cerca davvero chi è. Pone una strada alternativa. Ognuno di noi vive molte volte una vita meccanica, gli autori secondo me sono veramente benedetti dal cielo. Gli scrittori sicuramente godono di un passo diverso. Io amo vederla così. Rafforzato. Con 10 no. Questo ne crediamo, e poi è un altare sacro su cui si può credere o meno. Io ci credo da 20 anni, ci crede la mia socia, e non poteva che trasferirsi in una società che oggi ha scelto di rappresentare i nostri autori in tutta Italia, anche all'estero. Perché vita è anche movimento, noi siamo presenti rigorosamente a ogni presentazione. E questo è il tributo editoriale, questa è la vera concretizzazione di quello che sono questi splendidi oggetti che poi in realtà hanno mondi infiniti dietro. Manca un pezzo sempre a questa vita, noi possiamo cercare di imbrigliarla con qualunque pensiero, ci sarà sempre un pezzo irraggiungibile. Lei parlava del tentativo agostiniano di imbrigliare l'assoluto, assolutamente impossibile, ma è possibile riempire quella tensione. Quella tensione verso l'assoluto va riempita, e un libro è un ottimo strumento per farlo, per rivedersi. Le nostre biblioteche nazionali hanno già i nostri libri, quindi in questa opera di unione forse di due mondi, no? La Sicilia e il Meridione, che poi possono davvero diventare un'energia per un mondo intero, tutto ciò deve passare alla memoria. Un passaggio importante, questi libri sono la memoria, passaggio spesso eluso, sono la memoria collettiva, noi crediamo che siano semi e tali saranno. Chiudo dicendo che sulla prefazione della professoressa Glavash noi abbiamo voluto inserire dei passi di D'Annunzio. D'Annunzio credo che rifletta bene quanto io ho detto, questo atteggiamento di fede e speranza, dicendo: usciamo, il giardino serve ancora qualcosa da vedere sicuramente, no? Usciamo e non dimentichiamo il passato, la memoria. Questo è un luogo di memoria e nessun posto come questo poteva essere più adatto a celebrare quello che diviene un oggetto che non ha tempo, il libro. Grazie. Anche per te, no, scusate, ma non dovremmo dire i due uomini a tavolo. Adesso Lidia ci darà il piacere di leggere una sua poesia. Ecco, leggo questa poesia che è stata pubblicata 3 giorni fa da Repubblica, e voglio dedicarla a tutti i presenti, ma soprattutto a coloro che sono fratelli e sono costretti a combattere l'uno contro l'altro. Hanno la stessa cultura, quasi la stessa lingua, ci sono pochissime differenze tra di loro. Spesso hanno legami familiari fortissimi. Allora questa poesia vuole essere un auspicio perché presto la pace ritorni su questa terra martoriata, non solo in Ucraina, perché ricordiamo ci sono decine di conflitti in tutto
tutto il mondo. 151. 151. E quindi ci auguriamo che la pace non sia soltanto un ideale, ma sia un impegno da parte di tutti noi, perché se non ci impegniamo ognuno di noi non prende coscienza che deve essere un tassello di questa pace. Per questo la mia poesia non è una poesia retorica, ma performativa, cioè vuole muovere le coscienze, vuole muovere le persone a impegnarsi per un mondo più giusto, perché senza giustizia non ci può essere neanche pace. Allora, notte, tenebrosa notte, all'eroica chi è? Notte, tenebrosa notte, con una soffice trapunta di nubi, ricopri la città, proteggi il sonno dei bimbi, abbracciati alla mamma, smunta e pallida, discesa nell'opprimente ade del rifugio antiaereo. Salgono al cielo le flebili nebbie degli avi, scendono nei sogni dei bimbi, canti di usignoli, sui prati punteggiati di anemoni rossi. Esultanti corrono i ragazzi, saltano, fanno capriole sotto l'amorevole sguardo dei loro cari, uniti e felici, prima che la guerra strappasse ai figli e alle spose gli eroici combattenti. Invano chiamano il loro papà, inabissato nelle trincee. Inutilmente chiedono alla mamma di tornare nelle loro case, colate a picco sotto una grandinata di missili. Nel vicino sacrario di Babi Yar, sventrato da una bomba, anche le ossa di 34.000 ebrei trucidati dai nazisti vibrano di sdegno e orrore. Fino a quando gli alberi bruceranno come torce lungo le fosse comuni dei civili? Fino a quando le cupole e le facciate d'oro di chiese, sinagoghe e minareti tremeranno sotto il fuoco incrociato dei missili? Nella città spettrale risuona solo l'ululato dei cani che guaiscono sfiorando col muso i corpi insepolti. Tra i benefici fumi che oscurano l'alba si insinua improvviso nella piazza di Maidan un profumo di rose vermiglie, come il sangue dei martiri del passato e del presente. Svetta sulla colonna trionfale l'alata statua di Perengida, che colma di luce dorata i cuori esausti, ma ardenti per la libertà. E questo l'ho scritto il quattro. Allora, io sono molto lieta questa sera di avere qui, dopo 20 anni dalla nostra conoscenza, la mia cara amica Susanna Gravas. Ci siamo conosciuti che era appena terminata una guerra che aveva insanguinato appunto
Balcani e l'ex Jugoslavia. E fui subito attirata dalla sua personalità schiva e poliedrica, ma anche venata di malinconia. E la nostra amicizia subito, ecco, fiorì, forse perché entrambi accomunate da questa passione per una radice antica, quella appunto della sofferenza, perché, come dice Gadamer, soltanto dalla radice della sofferenza può nascere la gioia. Non ci può essere gioia vera senza sofferenza. E quindi noi abbiamo trascorso anche estati insieme, siamo stati in un trullo bellissimo, gioendo degli attimi di amicizia che abbiamo condiviso e di cultura, di poesia, perché abbiamo degli amici di alto livello come Giuseppe Goffredo, un altro grande poeta della Puglia. E ancora oggi questo legame ventennale, ecco, diventa sempre più forte, più intenso, e più leggo le sue poesie e più mi accorgo di aspetti che mi colpiscono, ecco, nella profondità, ma suscitando anche degli orizzonti nuovi, perché io ho scritto una postfazione, mi sembra 4 mesi fa è uscito il libro, dicembre 2021. Ecco, quindi sono passati, gennaio, febbraio, sono passati 3 mesi, però mi sono quasi 4. Mi sono accorta che rileggendo queste poesie sono emersi degli aspetti nuovi, inediti. E così è sempre così. E quindi io ringrazio anche Susanna e la casa editrice Cartago, nella persona della ormai amica Margherita e di Giuseppe Pellisi. A lui vogliamo sia però. Margherita, perché Margherita è bellissima. Margherita è un privilegio, perché tu, Margherita, sei è il nome di una regina. Denise ancora no. Sono dei nobili, ma no. E quindi per me, ecco, questo lei è giunta qui in primavera come una rondine, con il suo stormo costituito da Margherita e Giuseppe, diciamo solo il nome. Speriamo che non ci sono cacciatori. E comunque non penso che se la prendano con le rondine, ma sai, non si sa mai. Sono degli animali innocenti e degli animali. In Sicilia si dice così va down, si salva. Si guarda il suo. Ti salvaguardi e non si sa mai. Non si sa mai. Ti salvi se già salvaguardi te stessa. Ma comunque, ecco, noi, non per vantarci, siamo anche eredi dei Greci, quindi che sono proverbiali per la loro ospitalità. Quindi nel nostro sangue il 90% di Crotone è greco. E quindi anche voi siete greci?
siete nostri fratelli, non facciamo come tra siamo figli della storia, di una grande storia. Siamo figli qualche uso e costume è mutato, ricordiamoci il grande veramente senso di ospitalità che aveva questo popolo, compreso l'uomo che dava la moglie per la notte all'ospitante. Non lo so, qualcosa è storico. Questo aspetto mi piace, infatti mi piace. Signori, è possibile, è fanciulla. Quindi la risposta non te l'aspettavi? No, perché no? Perché non piace? Non abbiamo occhi. Allora, ecco, volevo cercare adesso di concentrarmi perché è così. I fogli sono nocivi. Io abbraccio, devo dire, che la poesia di Susanna è una poesia che è completamente diversa dalla mia poesia. In quanto mentre la mia poesia è colloquiale, dialogica, vedi, non sto proprio seguendo il foglio, perché una relazione simile l'ho fatta ieri, ci sono persone che dice sempre la stessa cosa. Perché come tu finisci, io farò fare un gioco ai partecipanti. Perfetto, e questo mi piace. Ti piace, vero? Che non c'entra con i greci, non ci sono scambi, sottolineando. Guarda che ho avuto sempre una grande simpatia per i siciliani e calabresi da quando avevo 20 anni. Era il mio primo amore, era un calabrese. Scendiamo nei dettagli, siamo in diretta. E dicevo che è bello questo confronto con lei, proprio perché lei ha un modo di sentire, anche se il consentaneo sotto alcuni punti di vista valoriali, i valori profondi, cioè della fede, perché pur appartenendo a due fedi diverse, grande è il nostro legame col divino. E quindi l'ho potuto sperimentare sempre da quando la conosco. Un'idea diversa, ma questo filo che noi sono figli di inchiostro, ma anche figli di luce, che poi illuminano la sua poesia, una poesia fatta non tanto di parole ma di silenzi, perché nella sua poesia i silenzi sono importanti più delle parole, perché i silenzi evocano dei mondi che non riusciamo. Che è successo? E dicevo che appunto questi silenzi hanno qualcosa di surreale, ma ecco, evocano la pervasività di un tempo che valica tutte le mode, tutte diciamo gli stereotipi, perché la poesia di Susanna è al di fuori di ogni corrente letteraria, esula dalle griglie sia del realismo che del simbolismo, e sembra più che altro influenzata da un surrealismo magico che si evidenzia nell'icastica rappresentazione delle cose, una rappresentazione che a volte sembra distaccata, eppure
poi avvertiamo che è calda di palpiti, di emozioni. Queste cose te le sto dicendo proprio dal cuore, non stanno scritte qua. E queste emozioni riesci a comunicarle con la tua poesia frammentaria, perché hai una potenza assimilatoria, metaforica, che attira il lettore nella tua orbita spirituale, che rende vivo ciò che è arcaico, in un'ottica di sincronia tra passato e presente. E questa pervasività del tempo si evidenzia anche in quel senso di convivialità con gli avi e con la fede che unisce dinanzi al desco passato e presente, corpo ed anima, dolore e rinascita. E a questo punto desideravo ascoltare dalla tua voce, da poesia, pagina 86, della degli anni. Possiamo? Sì. Sì. Allora, a questo punto io inserisco il gioco. Proprio questo aspettavo. Prendilo. Allora, che cos'è la poesia? Sapete chi erano i poeti? Sono profeti. Il profeta è colui che squarcia il grande velo di Maya per portarci nel futuro. Era così che veniva inteso il profeta e di conseguenza il poeta. E ve lo dimostro stasera. Abbiamo due poetesse, abbiamo compreso che lo stile è diverso. Permettimi di sottolineare il minimalismo della professoressa Blavatsch, la prosa poetica della professoressa Blavatsch. Ci troviamo in due ambiti completamente diversi, ma portatori entrambi di un messaggio. Infatti, la poesia non va letto con questo, ma va letto con questo. Signora, io elimino ora dottori e dottoresse perché mi sento molto in ospedale. E poi un numero da 1 a 50. Un numero da 1 a 50. Come 30. Susanna, pagina 30. Ascoltate bene. Quello sarà un messaggio per lei, la poesia è meditazione. Noi non sappiamo da quale parte i segni possono abbracciare. La pagina 30 non c'è nessuno silenzio. No, guardi che cos'ha pagina 30. Se io volessi e non questo che si è aperto mi fa piacere, sono le pagine di cortesia che insieme all'autrice abbiamo deciso di dipingere. È uno stile grafico. Questa è la risposta che lei ha avuto. E questo è il messaggio per lei, non per me. Cambiamo. Altra signora. 36. 36? Sì. Ciò che ho perso, non l'ho perso, ma intinto e immerso nel mare perso. Quindi per lei avrà un suo senso e un suo messaggio. Certo che sì. Ciò che ho perso, non l'ho perso, ma intinto e immerso nel mare terzo. Ha un bellissimo messaggio, è un messaggio che porta a riflettere su ciò che pensiamo di non avere, e invece abbiamo tutto. Ora, per non fare disparità di genere, un uomo, ne ho due, ma vado nel terzo modato. Un numero.
Siciliano. No, è siciliano. È della zona di Matera. Prego. Bisogna acchiappare per il ciuffo al giorno, per l'usuraio. Ritorno. C'è una proprietà da aforismo, no? Sì, bisogna acchiappare per il ciuffo il giorno, per l'usuraio. Assomiglia un po' una citazione del libro dei Proverbi. Sì. 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 Per il ciuffo il giorno, e intanto vedere questo giorno quasi bonello, no? Che sta per correre lungo il tempo, per il ciuffo bisogna acchiappare questo dinamismo che tocca l'unica cosa che possiamo quasi afferrare del giorno, il ciuffo. Che si sfugge dalla vita, no? Insomma, il tempo pantaleno, per, qui, no? L'usuraio, ritorno. Qui, però, a proposito di polisemico, perché per sta da solo, e fa verso da solo, non so la sillaba. Usuraio, sul sillabo, ritorno. Ecco, non ci sono segni. Per, e il per è diciamo, di indicativo di vantaggio e di fine, ecco il giorno, per l'usuraio. L'usuraio può essere attributo di ritorno, vuol dire davanti all'usuraio c'è sempre la possibilità di un ritorno. Ma si ha... Questo è l'enigma, che adesso deve risolverci. Lo dico un po' più forte. Uno questo problema. È un enigma. E sibillino. Le sibille erano importanti. Certo. E sicuramente le grandi profetesse. Che non è quello che oggi definiamo i maghetti. Assolutamente no. La profondità di un verso fa riscoprire noi stessi, fa riflettere e ci pone molte volte a delle soluzioni. Batman, perché ha la mascherina, un numero. Potremmo intendere. Un attimo, arriverò anche a quello. Che fa? Cosa? Era uno importante, è morto. Questo glielo garantisco. Allora, 52. E cambia forma e sono orma. L'idea del piede sul bagliasciuga che a breve l'oblio dell'onda in onda. Bellissimo. Perfetto, vogliamo le mani. Mi è piaciuto. Cosa ha sentito? La rileggo? Sì. E cambia forma e sono orma. L'idea del piede sul bagnasciuga che a breve l'oblio dell'onda in onda. E il senza tempo, signori, la paura più grande dell'essere umano, sapete qual è? Perdere il senso dell'immortalità. Perché noi esseri umani siamo convinti di essere immortali, perché non pensiamo mai alla morte. Quando poi i 18 anni sono passati, giorno dopo giorno sentiamo il peso delle ore che scorre. Però non perdiamo quell'acqua che ci giunge. L'acqua sono i punti interrogativi della vita. Ed è bello per questo che parla. Susanna, vedi la signora, tu conosci il tuo testo.
ma quale poesia leggeresti alla signora? Non ti voglio più, solitudine, cordoglio mio dolce di unitudine. Ho voluto fare quello che definisco un gioco, in realtà non lo è per niente. Sapete perché le presentazioni culturali finiscono sempre con poche persone? Perché la cultura è paragonata alla noia. Non è vero, non è così. La cultura non è noia, la cultura è accrescimento. E stasera l'abbiamo dimostrato insieme. Non c'è un pubblico e degli scrittori, no, c'è l'essere umano. L'essere umano in sé ha l'arte. Per lei sarà l'arte dello scrivere, l'arte culinaria, l'arte della pittura, ma c'è l'arte. Adesso sicuramente, cara Lidia, desidero che tu indichi al signore che ho già visto ieri, e suo marito, una tua poesia. Indicare il dissenso, come ha fatto, come ha fatto Susanna indicando la signora, ribadisco, ho tolto i titoli volutamente. Sapete, abbiamo tutti fatto gli studi, no? Ci chiudo bene. Ma chi è il dotto? L'università, la laurea, non la darà mai quella che conosce. Da un titolo che ti porta ad esercitare un determinato lavoro. Ma il dotto, credetemi, l'ho trovato nell'operaio che mi lavora per strada, nel macellaio che mi vende la carne. Ecco perché non amo i titoli. Poi sicuramente quando ci presentiamo, diveniamo istituzionali, c'è il dottore, c'è il professore. Allora, scelta è così, una scelta così, questa poesia però è un messaggio dedicato, per lei, è dedicata a lui. Non è dedica, non la devi dedicare. Non la devo dedicare, allora la devo leggere in una prospettiva. È un messaggio che stai facendo. È un messaggio di carattere trascendente. Ti amo da sempre. Ti amo da sempre, da quando la voce tua era fruscio lento tra le candide rose della mia infanzia. E la tua essenza ribolliva nella spuma che lambiva il mio corpo tra le ioniche onde. Vibravo con l'ardente stella mattutina della mia giovinezza e tremavo di gioia nel puro sfiorare la beltà tua sui volti dei miei cari. Mi hai dato la vertigine dell'amore terreno, hai terso le mie lacrime, alleviato le mie ferite, quando la lama del disincanto ha trafitto il mio petto. Risplendi ogni notte, fuoco vivo, e nel crescendo del tuo bagliore, come ruscello largo, fiorisce la mia vita tra le tue mani e si espande in pienezza. Non oso dire il tuo nome,
e nel boato del tuono, nell'urlo dei disperati e degli orfani, nel gelo della morte, nel canto dell'aurora che saluta l'amato, valerante di luce. Il titolo è Ti amo per sempre. Da sempre. Così davanti alla moglie è dimostrato che ancora c'è quel retaggio greco. Qualcuno ha qualche domanda da porre? Qualche curiosità? Abbiamo tre scrittori. Forse abbiamo parlato poco della poesia sua. Aspetta. Lei aspetta. Allora, vuoi fare da poeta, scrittrice, mediatore della... Cosa vogliamo fare? Sei tu la presentatrice? Non lo so. Io ci arriverò a Susa. Allora, tu pensa. Chi meglio? Sono state dette tante cose su Susanna. Sai, non è la quantità nella vita, è la qualità, è ciò che rimane. Quindi chiedo al pubblico, desiderate chiedere qualcosa ai tre autori presenti? Io conto da averlo come autore cartaceo. Cartaceo? E non delenda, ma... No, assolutamente. Edificata. Vedete questo logo? È la Dea Tante stilizzata. Culla di cultura fu cartaceo. Beh, qui è un grande rispetto per cartaceo. Il periodismo di Roma se ce l'ha tolto, no? Una grande alternativa. È stato un nome pensato, studiato, e il simbolo ha portato via tanto tempo. Ed è fatto mai a scuole oggi? Quando stanno cercando di distruggere una civiltà, ma non lo distruggeranno, ma perché anche Cartagine rimarrà sempre nei nostri cuori attraverso la figura di Didone, che è una delle figure più affascinanti e più tragiche della nostra civiltà. Quindi hanno cercato di cancellare la città, ma non hanno potuto cancellare la sua anima. Sai cosa penso? Che in realtà l'umanità non potrà mai perire. Questo. Quando un raggio di sole illuminerà la terra, e noi siamo i portatori proprio di quella continuità, dopo di lei, dopo di me, dopo di tutti noi ci sarà qualcun altro, e un pezzetto di noi sarà in qualcun altro, perché noi facciamo parte di un tutto e nulla si può disperdere. Qualcuno è dato che non ci sono domande da parte del pubblico. Sì, io. È un pubblico sui generis, ma sono. Che ora della giornata, quale punto della giornata scrivete? Se c'è un punto specifico, di mattina, di pomeriggio. Molto interessante come domanda. Cominci tu. Io prima di tutto non scrivo poesie. A me le poesie nascono come delle scintille, nascono prima con il suono, a cui si sposa un concetto e un'immagine. E poi le vado a trascrivere, se c'ho un pezzetto di carta, se non mi trovo in mezzo alla gente, per strada, in mezzo a una lezione, a fare da dottore, ad aspettare. Qualsiasi momento, anche di notte. Se ho un pezzettino di carta le trascrivo subito. Mi succede che di non averlo, mi è successo di non averlo con me e sono volate via.
adesso che ci sono i cellulari, allora faccio, vado sul, se ho, diciamo, se ho un momento, dopo che è nata, per bloccarla, per non farla volare via, la metto nel cellulare e la mando a qualche amico. E così mi rimane il messaggio, siccome sono prevalentemente, allora la faccio così. Sai, l'editore... Succede anche che i bigliettini vari, anche scontrini dei supermercati o quello che mi trovo in tasca. E poi... Sì. Io faccio così. Ah, ti è piaciuto allora aspettare? Eh sì. Mi è piaciuto. E perché poi bisogna anche entrare nel meccanismo del gioco. Allora, io dico che è un verso a volte che mi viene a cercare. E poi da quel verso nasce la poesia. E mi viene a cercare in tutte le ore del giorno, della mattina, quando guido l'auto, quando vado a fare la spesa. E poi da quel verso è come se fosse un punto da cui esplode poi un germoglio, da cui esplode poi la lirica successiva. Di solito scrivo comunque poi quando torno a casa e non c'è nessuno, ecco, nel silenzio, a me piace il silenzio, sia di giorno e anche di notte, soprattutto la notte perché è più tranquilla. Giovanni ogni tanto se lo dice, no? Dica, ma c'è alle due. Facciamo di notte. Un altro gioco, Lidia. Facciamo conto che io fossi Gigi Manzullo. Non ci viene facile, però. La vita è poesia o la poesia è vita? Allora, bella domanda. Secondo me, poieo, che vuol dire creare, no? Allora, tutto è creazione. La poesia è creazione. E creazione è bellezza, è scoprire la bellezza della creazione, questa è poesia, perché questo verbo è fondamentale, certo. Il poeta non è uno che scrive, è uno che crea bellezza e crea relazioni, come ha detto anche l'assessore, che poi c'ha, no, la rappresentante del rettore, crea relazioni tra le persone. Perché io mi sono conosciuta con Susanna? Proprio perché Susanna è una poetessa, una scrittrice. Perché mi sono conosciuta con il caro Emilio e con la meravigliosa moglie Stefania? Proprio perché la letteratura, la poesia crea relazioni, crea dialogo. Perché mi sono conosciuta con la regina Margherita? Proprio grazie alla poesia. Ora ci rimane la pizza che devo dire. Che la regina delle pizze. La più semplice. Guardate come c'è il corpo. Come? A Susanna. Allora, io sono di questo parere che esiste una sola poesia che non si esprime e non è quella che si esprime sotto la forma dei versi. Esiste la poesia della vita e in tutte le forme della vita, del creato, se uno è sensibile, se uno riesce a captare ciò che il creato ci comunica, c'è poesia dappertutto. Basta saperla ascoltare. Basta saperla ascoltare. Ultime battute, se no va a finire che anche stasera facciamo due spaghetti. E viene fame. Invito le due poetesse ad alzarsi in piedi verso la telecamera.
questo libro scritto, siete voi a dire che cos'è, non io. Io non ho qualcuno specifico a cui sia destinato, è destinato a chi ama la poesia, a chi ama anche la filosofia, perché i miei versi sono anche filosofici, anche se non si vede, sembrano certe volte dei giochi di parole, ma c'è la filosofia sotto. Non l'ho pubblicato per nessuna ragione ovvia, diciamo, come un monumento alla mia vita, perché non voglio avere monumenti alla vita. Ho pubblicato molti libri di ricerca scientifica, traduzione letteraria, e questo è il terzo libro di poesie in Italia. Ho pubblicato anche le raccolte in Croazia, in lingua croata. Non lo so, è uscito, stava nel computer da un bel po' di tempo. È stato pubblicato grazie ai qui presenti Margherita e Giuseppe Penisi, soprattutto Giuseppe Penisi. Lo devo questo prodotto perché è colpa sua, è tutta colpa sua. Ora chi sia destinato? È destinato a chi deve essere destinato, semplicemente. Insomma, a me piace moltissimo e ne sono grata a loro per avermi stanato. È voluto il volli fortemente, sì, volli, sì. Grazie. Sì, ora questo, scusami, non sono la tua editrice, sì, però non puoi non mettere la copertina dal lato. Allora io dedico questo libro alle persone che hanno il cuore ancora vibrante di passione per la vita, per gli altri, perché vogliono donare un po' della loro, diciamo, della loro bellezza, della loro bontà, perché questo mondo sia migliore. E quindi lo dedico a tutti voi che siete così attenti, perché sento che il mio cuore è in sintonia col vostro cuore e che oggi la mia anima ha incontrato le vostre anime, così come ha incontrato quella di Susanna, che è così diversa nel poetare, ma che mi ha messo un pungolo, perché ho detto anch'io un giorno vorrò accostarmi a una poesia che parla anche attraverso il silenzio, il canto, il mormorio del fruscio degli alberi, il ritmo della pioggia, perché nella sua poesia tutti gli elementi del creato ci parlano. Non è lei che parla, fa parlare la natura, fa parlare il mare e fa parlare il suo cuore. E nel suo cuore, io ho scritto, vibra quello della sua prozia, Draga, perché è una figura che mi ha colpito moltissimo. Questa donna che ha 44 anni lascia l'ospedale per andare a curare altri malati, rischiando la vita perché curava i partigiani, e che poi, ecco, le sorride, questa Draga le sorride dalla foto che sta sul pianoforte, e Susanna sente che questa bontà supera i limiti della morte. Draga non è mai morta, Draga vive in Susanna e ci insegna l'amore per il prossimo, anche rischiando la propria vita. Grazie, Lina. Grazie a voi. Hai detto delle cose meravigliose. Quindi chi deve acquistare il libro di Susanna Glavaš? Mi rivolgo proprio a chi ci sta seguendo da casa, perché... Sì,
siamo, e li saluto, cosa maleducata, aggiungo, che non ho fatto stasera, e dando il primo bacio a voi e ringraziando l'operatore che sta dietro le quinte, Davide, grazie professore, grazie Susanna Garcia, salve a Lidia Caputo e salve a tutti voi.